Per il terzo anno consecutivo Intesa San Paolo è partner istituzionale del Salone del Mobile e quest'anno conferiamo un premio speciale ad una giovane designer, si chiama Kristen Wang, un'australiana, un under 35, ed ha disegnato uno sgabello molto particolare, si chiama Coffee Bean Stool e già dal nome si intuisce che è fatto con il caffè, con i fondi di scarto del caffè. Ed è, oltre ad essere molto bello, è 100% biodegradabile e molto piacevole al tatto, ha una fragranza molto molto buona, particolare. E questo per sottolineare come siamo vicini come gruppo anche a valori quale, oltre all'ecosostenibilità ovviamente, alla circular economy, ma anche al talento, ai giovani, all'ambizione e all'attenzione naturale per l'eccellenza. A pochi mesi di distanza dall'ingresso nel segmento exclusive, Intesa San Paolo Casa cosa ci può raccontare? Ma è stato un ingresso che ha riscontrato tantissimo successo, è molto recente, è uno degli ultimi pezzi che aggiungiamo all'ecosistema di Intesa San Paolo Casa, che è focalizzato al mercato residenziale. Abbiamo già, dunque, cos'è l'exclusive innanzitutto? È un segmento dedicato alla fascia alta del mercato, che tradizionalmente si colloca o per valori complessivi degli appartamenti o degli immobili sopra 1 milione di euro o 7.000 euro al metro quadro. Siamo presenti con agenzie fisiche completamente dedicate, separate da quelle tradizionali, e nelle città principali sono Milano, Roma e poi Torino e Padova. Abbiamo un portafoglio già oggi, soltanto a pochi mesi, di oltre 100 milioni e abbiamo fatto già 20 transazioni. Oltre alle città però trattiamo anche località turistiche, perché molto anche del lusso che il nostro paese offre non è necessariamente nelle città. Abbiamo posti che sono incantevoli, sono anche molto richiesti, anche posti d'arte, no? Che racconta un'esperienza enogastronomica, golfistica, sciistica, insomma abbiamo veramente tutto quello che tradizionalmente viene richiesto da un turista, da un estero. Oggi cos'è però il lusso? Nelle grandi città non è necessariamente più il centro, si sta completamente riposizionando il concetto del lusso, ci sono zone che superano abbondantemente a Milano i 14.000 euro al metro quadro, che non sono dentro quadrilatero, no? Tipicamente la location più indicata tradizionalmente come la più prestigiosa, ma che caratteristiche hanno? Sono in aree urbane che sono state completamente riqualificate, sono molto verdi, hanno piste ciclabili, sono molto ombreggiate, presentano spazi anche per una vivibilità sociale in ottica di condivisione di spazi in sharing economy, sono ben connesse al centro e offrono molti servizi e hanno un'elevatissima sicurezza. La security oggi è veramente percepita e anche richiesta dai clienti. Interconnesse con tanta digitale ovviamente all'interno, dentro gli appartamenti, dentro gli stabili e dentro l'area.